Eccoci qua con questo nuovo tutorial. Sarà un tutorial su strada perché non ho idea di che cosa andrò a fare. È che stasera voglio uscire, cioè esco e quindi volevo truccarmi, ma non ho idea di che cosa farmi. Quindi vedremo insieme che cosa verrà fuori strada facendo. L'unica cosa che ho pensato è stata quella di riesumare le mie Vice, la Vice 1 e la Vice 2, che poi secondo me sono la Vice 2 e la Vice 3, ma questo non me lo ricordo mai. Comunque, pensavo di riesumare loro perché hanno dei colori abbastanza accesi particolari. Volevo fare un trucco un pochino diverso dal solito, dai classici marroni beige che faccio di solito, giusto per andare a utilizzare un pochino loro, che le ho abbandonate a loro stesse, dedicandomi praticamente solo alle naked o comunque palette nude. Quindi partiamo col mio fondotinta ormai adorato, cioè lo uso da pochissimo ma già lo amo, ed è il Dermablend di Vichy nella colorazione 15, quindi Opal, e per me il colore è perfetto, forse è leggermente chiaro ma niente di allucinante. Comunque sono già bianco morto, quindi un po' più bianca non mi uccide la cosa. Applico con il pennello, questo qua è il Zoeva 102 Silk Finish. Mi piace come pennello da fondotinta a me. È un due fibre e mi piace molto. Mi piace un sacco questo kit di Zoeva. Scusatemi per la frangetta, ma ho tipo una molletta perché non trovo più forcine in questa casa. Mi sta piacendo molto, mi piace molto questo kit di Zoeva, dicevo, me l'ha regalato appunto il mio ragazzo per il mio compleanno, ma è qualcosa di stupendo. Mi piace veramente tanto come kit, i pennelli sono tutti validissimi e mi trovo da Dio, veramente non so cosa dire. È veramente valido. Allora, con il Dermablend di Vichy lo metto un goccino sotto l'occhiaia perché ormai mi sto abituando a usarlo anche al posto del correttore in questi giorni, perché copre molto bene rispetto ai correttori, onestamente. Cioè, questo qua è allucinante, potrebbe sostituire qualsiasi cosa. E andiamo però una goccina di correttore a metterla comunque, sempre che io lo trovi in questo disastro. Ok, qui. Questo qua è sempre il NARS, è sempre Custard. Ovviamente è tipo morto e finito, ce n'è neanche una goccia, rimasugli. Ne mettiamo veramente quel poco che ne rimane in aggiunta a quello che è stato il fondotinta di Vichy. Qui prendo un pennellino da sfumatura per il correttore. Questo qua è il 142 di Zoeva, il concealer buffer. E vado a sfumare. Che poi per quello che ho messo, cioè non è che abbia tantissimo da sfumare. Ed ecco qua. Praticamente, cioè, la mia base ormai è questa. Cioè, io vivo di Dermablend di Vichy e basta. Metto un goccio di cipria perché uscendo stasera non vorrei sbavusciarmi tutto il trucco toccandomi e tutto quanto. Ma non è che, cioè, vado a far serata, vado a mangiarmi una pizza con le amiche, semplicemente. Però volevo fare qualcosa un pochino più particolare. Metto la cipria con la mia solita KD di Make Up For Ever. Questo qua è il pennello sempre Zoeva, ma dai, il 101 Luxe Face Definer. Mi piace, cioè non è un pennello da cipria e non mi fa impazzire come pennello da cipria, però di per sé come pennello mi piace molto. Ora ho questo perché non trovo il mio pennello da cipria, penso sia a lavare, siano i pennelli da lavare. E quindi, boh, raga, niente, c'ho questa antenna qua davanti, abbiate pietà. Vado a definire le mie sopracciglia con il mio Cabrow numero 3. Lo amo e lo stramo anche lui, praticamente l'ho già usato mezzo pod e l'ho comprato da un mese, non lo so. Ovviamente, come sapete ormai, ripeto e vi ripeto, le mie sopracciglia sono delle sfigatissime, che veramente più sfigate non si può. E andiamo a riempire e definire un po' la forma di queste cose obbrobriose che porto sulla faccia, pur meno male nascoste dalla frangetta al momento. Ma visto che, raga, stavo pensando di togliermi la frangetta perché mi sta già iniziando a urtare. Non per qualcosa, mi piace come mi sta. Tre quarti delle persone che pensavano mi stesse male invece si sono ricredute, ma io ho sempre portato la frangetta quando sono bambina. Il problema è che quando viene al caldo, io con la frangetta non riesco a conviverci perché mi ammazza l'idea di vivere con la frangetta, di sudare. E cioè, a parte che io sul viso già non sudo tantissimo di mio. Gli unici punti in cui sudo sono la fronte e qua. Io di dover sudare sulla fronte, avere la frangetta, dover sempre star lì che con l'ansia che si arricci perché comunque ho il capello mosso, non ce la posso fare. È una cosa con cui non riesco a convivere, non sono mai riuscita a convivere, motivo per la quale avevo fatto il ciuffo, quindi torneremo al ciuffo, molto lentamente torneremo a quel ciuffo lunghissimo che avevo.
che ho tagliato, ma io comunque sono abbastanza lunatica coi capelli, quindi non è una novità che io mi sia già stancata della frangetta. Già tutti lo sapevano, appena me la sono tagliata, chi mi conosce mi ha detto tanto tra un po' sei già stanca. E avevano ragione, ragazzi, mamma mia, come mi conosce la gente. O comunque chi è mio amico, chi è la mia madre, appena mi abbia detto, gli ho detto mi faccio la frangetta, mi fa tanto poi ti stufi subito. Va bene, proseguiamo e vado a prendere il pennellino per sopracciglia e pettino un attimo, questo qua non è del kit Zoeva perché nel kit questo da sopracciglia, diciamo lo scovolino non c'era, che però non era sopracciglia, è semplicemente uno scovolino. E quindi, dicevo, quindi è di un set vecchio e mi pettino le sopracciglia perché comunque usando un gel le mie sopracciglia poi vanno pettinate per restare in posa. Vado poi a prendere il mio Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay. Questo qua è il classico, l'originale. Ne metto una goccina sulla palpebra mobile. Ragazzi, i giorni sembro logorroica, ma perché semplicemente sono isterica in questi giorni. Sono abbastanza nervosetta, mi stanno facendo innervosire un po' di cose. E bonci, quindi sono leggermente più logorroica del solito, più pimpante del solito, perché più sono nervosa, più io sono pimpante. Sappiatelo, quindi se mi volete sempre allegra e sorridente, fatemi nervosire. Poi andiamo a prendere, valutiamo un attimino insieme con queste vibes che cosa fare. Quale potrei usare? Intanto prendiamo la vice, questa, che a sto punto non mi ricordo se è la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Un pennellino da sfumatura e prendo il 221 di Zoeva Luxe Soft Crease, questo qua da sfumatura. E vado a prendere Downfall, che è questo marroncino caldo che c'è qua. Lo uso per iniziare a dare definizione all'occhio e alla mia piega, senza però andare proprio a fare un cut crease, quindi una piega bella, precisa e tagliata. Vado soltanto a dare un po' di profondità al mio occhio con questa sfumatura. Pennello morbido, movimenti circolari avanti e indietro sulla palpebra per andare a sfumare bene e a rendere tutto omogeneo senza fare macchia. E blend, blend, blend. Sfumo sempre verso l'esterno perché avendo l'occhio comunque piccolo e abbastanza, non è un occhio che va molto all'insù, cerco di allungarlo e alzarlo. Soprattutto perché sono asimmetrici. E lo sapete che io li odio, gli occhi asimmetrici. Quindi, poi cosa possiamo andare a prendere? Io pensavo di fare una cosa tipo con questo blu, questo revolver che è un blu scuro, un blu notte, e poi ad andare a esagerare con Beach Down, che sarebbe, aiuto, questo viola. Vediamo che cosa esce, perché non sono assolutamente certa di quello che sto facendo, quindi potrebbe uscire un pacciugo e questo video non verrà mai pubblicato, oppure potrebbe uscire una cosa decente e questo video lo pubblicherò. Andiamo a prendere quindi Heroin, che è quel blu royal molto bello. Non so cosa ci andrò a fare, penso che inizierò facendo la palpebra mobile, improvviso completamente. Lo so che sto usando un pennello a penna, ma perché ero convinta di fare la piega dell'occhio, poi ho sballato, ho detto vabbè, facciamo la palpebra mobile completamente. Non mi dispiace il colore. Bello, intenso. Pensate quanto uso i colori sgargianti io, cioè questo blu penso di non averlo mai toccato dalla palette, cioè mai. Però è molto bello, mi piace. Sì, è un colore che mi piace, sembra quasi nero in camera, io non riesco a far vedere bene il colore, non so come farvelo vedere bene, lo vedete? È un blu royal.
Non hanno Fallout, tra l'altro, questi colori. Wow. Spettacolo. Comunque, come vi ho scritto in pagina, sabato farò questo shooting con queste due mie amiche. Talentosissime. Una fa la modella di professione e l'abbiamo già capito, è appurato. Mi sono sporcata per benissimo. E l'altra è una mia amica fotografa, è fotonica nell'essere fotografa, è veramente brava, validissima e non lo so, questi shooting di moda abbiamo sempre fatto da quando siamo ragazzine queste collab io e lei, o comunque noi tre. Di trucchi, perché praticamente lei è sempre stata comunque la mia amica modella, una bella ragazza, era la classica modella che potevamo truccare e usare come cavia. Sofia, che è la fotografa, è sempre stata appassionata di fotografia, ha fatto un sacco di corsi, è molto brava, è molto portata anche lei proprio di natura, non soltanto perché ha fatto i corsi. E io sono sempre stata un'appassionata di trucco da quando ero piccola, quindi ci siamo sempre trovate, che ne so, ai parchi di Nervi qua a Genova o ai vari posti, piuttosto che in un ponte monumentale, eccetera, eccetera, piuttosto che in casa, a fare shooting, che poi finiscono sulla pagina di Sofia, che se volete cercarla si chiama Sofia Hassan, la sua pagina su Behance o su Flickr o su Facebook, ha la sua pagina dedicata alla fotografia e ci sono dei ritratti bellissimi, tra cui tante foto in cui ho truccato io. E quindi ogni tanto ci dilettiamo quando torna appunto la nostra amica, che quella che fa la modella, che vive in Cina perché lei studia lì, e ci vediamo e ricreiamo questi shooting. Ragazzi, siamo una drag queen, ma va bene, poi andremo a schiarire con qualche ombretto più leggero, qualcosa di più metallizzato. E quindi questo qui, questa è la storia mia, delle mie amiche con cui faccio gli shooting. Quindi se volete andare a vederle, andate pure sulla sua pagina, ve la linko semmai nell'info box. E niente, non vedo l'ora che sia sabato per realizzare queste fotografie, questi trucchi. Tra l'altro sono due trucchi, uno più nude, uno un pochino più carico. Non vi dico niente perché non voglio dirvi niente, perché probabilmente sul borgogna, sul bordo, questi colori qua. E altri due trucchi più particolari. Sono due trucchi veramente particolari, cioè nel senso sono proprio non trucchi da giorno, cioè non sono trucchi da portare per andare in giro assolutamente. Sono solo trucchi scenici, trucchi molto elaborati. Sono stracuriosa perché raramente faccio queste cose, raramente le faccio anche su di me, cioè quindi non sono praticissima, ma ci voglio provare, ci tengo un sacco, non vedo l'ora che sia sabato per provare a fare questa cosa. Ora, dopo che io ho fatto questo occhio pesto, vado a prendere sempre lo stesso colore, quindi Heroin, un pennellino fitto e stretto come può essere questo qui di Urban Decay, appunto questo qua è della sua palette tra l'altro, Vice, è uno di quei pennellini doppi, qua c'è la sfumatura, qua c'è quello più piatto, più preciso. Vado nella palpebra inferiore a delineare l'occhio e a chiudere questa sfumatura. Certo che con i capelli conciata così in felpa non è che renda granché questa cosa, ma non ci penso mai a vestirmi bene prima di fare un tutorial, a fare qualcosa, ma raga, sono così, cioè sono a questa po', cioè sono come mi vedete, non ho filtri, non ho finzioni, non ho paranoie, non ho niente, cioè sono così. In tuta, sono una persona molto semplice, molto tranquilla. Ho il mio carattere abbastanza difficile, però non sono una che se la tira, quindi diciamo che per me fare video è un hobby, una passione, cioè mi sta venendo questa passione dei video da quando abbiamo aperto la pagina io e Irene. Ah, e tra l'altro, a breve, appena riesco a recuperare la password di YouTube, la darò anche a Irene, se vorrà caricherà dei video anche lei. Io non la obbligo ovviamente, ma assolutamente, cioè la pagina è di tutte e due, idem il canale. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Quindi niente. Caricherà se vuole anche dei video lei. E dicevo, io sono una ragazza così, non ho filtri, ho questa passione, ho questa passione sfrenata per il trucco e voglio soltanto condividerla con voi. Che io sia in tuta, sia spettinata, quello che volete. Sono così. Andiamo a mettere la matita nera nella rima interna. Questa qui è la solita mia matita della Avon, la Big and Daring Glimmer Stick, ovvero quelle retraibili, che ora ci sono le marche o qualcosa. Questa mi è stata regalata e vi giuro mi ci trovo benissimo, cioè non si cancella, cioè non. Io già ho un occhio che lacrima abbastanza, dagli angoli mi lacrima sempre l'occhio, un occhio abbastanza umidiccio, che non ha senso l'umidiccio come termine.
Vabbè, avete capito, mi lacrima abbastanza, quindi metto tutte le matite nere o marroni, qualsiasi cosa, mi si scioglie, mi si scioglie, non mi dura tanto, mi cola, mi scende tutto. Questa raga è fantastica, cioè non mi è mai colata, resta sempre fissa lì, è sfumabilissima, è intensissimo il colore. Niente, mi piace un botto tra l'altro, cioè io ho sempre avuto questi problemi con le matite nere, ho sempre dovuto comprare matite nere che sapevo che andavo a prendere la matita che non mi avrebbe dato problemi. Invece questa me l'hanno regalata, ho detto ecco, sicuramente andrò a piangere. E invece no, cioè allucinante, sono molto contenta e soddisfatta. Poi, cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere Revolver, che è il colore che vi dicevo prima. Andiamo a prendere Revolver con un pennellino. Questo qui, il pennellino della Naked Urban Decay. Da prenderne un po'. Che bello che è tra l'altro questo blu. Anche questo è un colore mai usato di questa palette. Io compro le palette poi non uso i colori, ma non perché sia deficiente, ma perché non ho mai occasione di sfruttare tutti i colori. Ma perché sono talmente abituata lavorando ad usare colori più sobri e tutto, comunque lo sto mettendo nell'angolo esterno, che non mi viene da poi utilizzare colori più accesi nei giorni normali, perché non sono abituata a vedermici. Anche adesso, cioè, che ho tutto questo truccone scuro blu sulla faccia. Cioè, per me è allucinante. Devo vederlo finito e devo vedermi pettinata. Sfumo un pochino anche sotto. Ma un pesapugni. Però mi piace, molto dark, molto peso sto trucco. Vado a prendere con il pennellino di prima della Vice, ma la parte da sfumatura, vado a prendere un po' di DTF, che è questo marroncino tortora che è sul fondo. E sfumo un pochino questo blu. Che sennò veramente sembra che mi ha pestato e basta. Raga, vedremo alla fine se questo video lo pubblicherò, lo saprete soltanto alla fine. Vediamo che cosa mi esce. Comunque poi, sì, la base l'ho fatta, ma posso tranquillamente andare a pulirmi con un altro po' di correttore, non mi interessa, cioè, non so neanche cosa sto facendo. Sfumo, sfumo, sfumo. Poi cosa faccio? Invece di usare quel colore freeze che vi ho detto prima, che sarebbe questo celeste, chiamatelo come volete, prendo un po' di Sin and Baby Dazzle, che sono... Questo inglese è fintissimo. sarebbero questo beigiolino, champagne e questo bianco. Perché voglio andare a illuminare un pochino la parte centrale, perché così, per darci un pochino di luce a questo trucco leggermente troppo scuro. Un po' tanto. Non mi piacciono. Vediamo se da bagnati cambia la situation. Altrimenti andiamo a usare Virgin. Senza problemi, che quello non mi delude mai. No. Direi anche no. Direi che possiamo andare, andiamo a prendere Virgin. Perché questa cosa non mi sta piacendo. Delirio. E paura a Las Vegas. Andiamo a prendere il mio adorato Virgin dalla mia Urban Decay Basic, cioè la classica. E andiamo a picchiettare Virgin sulla parte centrale del make-up. Col pennellino del blu che ho usato prima vado a sfumare i colori in modo che si incontrino. Non so perché sto cantando i Muppets, raga, scusatemi, ma ho voglia di cantare un po' i Muppets. E vado quindi a smorzare un po' quel bianco allucinante di Dazzle, perché ovviamente è rimasto più che altro quello sul pennello. Prendo sempre Virgin, faccio l'altro occhio, stavolta non bagnato il pennello, ho cambiato pennellino, ho preso un'altra lingua di gatto. Molto meglio. Sempre parte centrale, sempre poi sfumo i due colori con il pennellino.
Non lo so, mi sembra una drag queen, ma comunque. Vedremo dopo quando andrò a pulire un po' il trucco che cosa esce. Prendo poi dalla palettina di Huda, prendo Desert Sand, che sarebbe questo chiaro. Vado a illuminare un po' l'arcata sopraccigliare. E a fare un piccolissimo punto luce all'angolo interno dell'occhio. Wow, sembra molto più rosato nella palette, invece applicata è molto più bianco, molto più panna. Però è strascrivente perché comunque è opaco, e invece guarda che bel punto luce che fa, anche se non è un ombretto opaco. Vado a metterci sopra un po' di virgin per darci quel tocco di luminosità in più. Bene, prendo il mio ink liner perché io senza eyeliner non so stare, e ve lo sapete perché i miei trucchi sono tutti a base di eyeliner fondamentalmente, e tiro la mia riga. Ok, ah, vi devo ancora fare il tutorial quello dell'eyeliner che tie. Ok, più che altro è il trucco che sto facendo tipo tutti i giorni e mi dimentico sempre di registrare, quindi lo rifarò oggi, però ho voglia di fare qualcosina di diverso onestamente. Non per voi, più che altro per me stessa, cioè sono sempre truccata con quello adesso, perché tutte le volte dico, ah, mi faccio quel trucco e lo registro, faccio quel trucco e lo registro, poi non lo registro. Perché veramente o me lo dimentico o ho la batteria scarica. E tutte queste cose qui, e quindi ciao, per me non mi passa di mente. Vado a prendere il pennellino da correttore di prima e una goccina del Dermablend di Vichy. E vado a fare questo lavoro. Visto? È subito un altro trucco. Tiro, pulisco e sfumo. Io amo questo correttore, ragazzi. Cioè, questo fondotinta, cioè, è veramente qualcosa di cosmico, cioè, allucinante. Cioè, vi ho detto, cioè, ho messo veramente una goccina per pulire e è cambiato il trucco. Tutto perché la polvere si muove leggermente, comunque cade quando lo applico in fallout, tra virgolette no. Cioè, ce l'ha, ma è relativo, cioè non è che mi sono andata a fare un pantano sulla guancia, è normale, comunque un ombretto strapigmentato, è normale che un minimo possa cadere, cioè, per carità, nessuno pretende la vita dagli ombretti, per carità divina. Ora, cosa volevo fare? Volevo prendere la mia palettina di Kat Von D, perché invece di fissare con la cipria tutta questa cosa, la voglio fissare con l'illuminante. Ok. Perché lo faccio questo? Perché mi illumina la zona del contorno occhi, quella che nei video di Instagram vedete tutte le ste make-up artist che si fanno, ste V che partono da qua e fanno così, per il semplice fatto che vanno a illuminare questa zona. Infatti, vedete, sono subito molto più illuminata. Poi cosa faccio? Prendo il mio mascara, prendo lo Chanel. Cosa è successo? Mi si è spostato lo specchio. Il mio Chanel, perché il mio Kiko purtroppo, pace all'anima sua, mi ha abbandonato. E mettiamo il mascara. Ovviamente poi il rossetto sarà una scelta molto azzardata, perché no, sicuramente per uscire poi metterò un nude, perché non è che posso andare a mangiare la pizza truccata come se stessi andando al Cocoricò, ma voglio farvi vedere
l'applicazione del nuovo Kat Von D, che è quello che ho comprato ieri. Così lui lo vedete già in anteprima per fare il video haul per gli altri prodottini. Anche perché li voglio prima un attimo testare e li testerò sicuramente anche allo shooting, perché alcune cose principalmente le ho prese per quello. Ah, domani tra l'altro mi arriva la palette di colori per body painting, perché almeno vi ho dato con questa frase una preview di quello che sarà sabato. E niente, no, mi arriva la palettina per body painting, vediamo che cosa ne esce. Kat Von D, palettina da contouring, e uso i due colori qua. Tra l'altro ho scoperto che io le posso levare e metterci poi le file nuovi. Raga, non l'avevo mai scoperta sta cosa. Cioè, allucinante. Comunque i due colori che uso sempre sono, come so c'è scritto, Subconscious e Shadow Play. Subconscious, scusatemi, è che con il riflesso non vedevo. Subconscious e Shadow Play sono i due colori più chiari della palettina che vado a usare per fare contouring. Questo qua è sempre il mio pennellino di Real Techniques ormai fidato per fare contouring. Si è comportato bene con il top di NYX, che è quello che ho usato fino adesso, sotto consiglio di Irene, perché me l'ha sempre consigliato lei il top. E oh mio Dio. E raga, in video sembra che c'ho la macchia, ma dal vivo non ce l'ho, ve lo giuro. E si sta comportando da Dio con queste terre. A parte che queste terre, raga, sono allucinanti. Cioè, se io me le porto in giro posso tranquillamente farci un trucco giorno, uno smoky, qualsiasi cosa, e farmi contouring. Cioè, io posso andare in giro con questa mascara e la matita nera e l'eyeliner. E ovviamente il fondotinta di lici. Quindi, sono molto contenta, diciamo. Prendo il mio pennellino ampio, ombretto, e contorizzo il naso. Classico. Che poi ho iniziato a fare il contouring a naso da quando faccio i video, perché io in video mi vedo un naso orribile, cosa che mi vedo anche normalmente, ma in video la vedo di più, così come vedo gli occhi più asimmetrici. Sarà, boh, non lo so. Chi lo sa? Misteri della fede. Vado a prendere di nuovo il pennellino da illuminante, che ho sporcato di blu, raga. Tragedia. E vado a illuminare ancora le zone più luminose. Cosa vado a prendere ora? Il blush. Blush, sempre lui, Kiko, collezione Fall. Ormai mi sta abbandonando, ma vi dico il colore nel caso lo trovassi nelle cose in saldo, piuttosto che non c'è scritto, quindi non ve lo dico. Comunque è lui. Pennellino Real Techniques da blush. Spolveratina di blush. Et voila. E poi prendiamo il mio Vampiria di Kat Von D, preso ieri. Vediamo com'è. Non l'ho ancora testato, l'ho solo swatchato su una mano. Non l'ho mai provato sulle labbra. Non ho idea di come si comporti, non ho idea di come si metta, non ho idea di che pigmento, non ho idea di niente. Ieri ero in cassa, mi fa: "Oh, ci sono, se vuoi, ci sono i rossetti di Kat Von D a 12 euro." Perfetto, lui. Preso, manco provato. Il colore è lui. Io trovo che sia qualcosa di meravigliosamente meraviglioso. Mamma mia, vampiria, vampira, una roba del genere. Non so se vedete, vedete un pochino. E andiamo a provare come si stende. Raga, sembrerò una drag queen, io ve lo dico. Oddio, che cosa bellissima. Ok, la stesura è un po' poco pratica, nel senso che, non lo so, sarò io che sono paraplegica oggi. Momento di raccoglimento e silenzio mentre infilo il rossetto.
Bellissimo il colore. Non è molto omogeneo. E sicuramente non è un matte secco. È parecchio morbido. Essendo che l'applicazione non è molto omogenea, mi aiuto con un pennellino labbra. Meglio. Il colore, raga, è veramente pazzesco, cioè Vampiria, cioè il nome perfetto per questo colore. Rimane appunto questo stacco dal labbro, quello questo, per quello dico che secondo me Vampiria è il nome perfetto, perché è proprio la bocca di un vampiro, ti rimane questo stacco oloroso dentro, che si se parlo si vede. Non è una cosa che mi fa impazzire, infatti penso che in questo momento lo leverò. Mio toccantino. È un bifasico in spray, tra l'altro, è una cosa che amo. Si leva bene. Contando che va bene, non era ancora asciutto, quindi è normale che si levi bene. Prendo un altro battuscellino. Io ho le labbra di carta vetro, mentre tutto nelle pieghe, ovviamente. Vado a sporcarmi intorno alle labbra col pennello con cui ho applicato il fondotinta all'inizio del trucco, perché vado a pulire, se no rimane l'alone rosso e non lo levo mai più. E vado a mettere anche questo acquisto di stamattina, perché mia madre mi ha dato un buono di Iper Soap, credo scadeva oggi, una roba del genere, e mi sono presa il lip paint matte di L'Oreal. Questa qua è la colorazione 210 Dead Lips, labbra da morto. Ci cioè sono passata da vampiro a labbra da morto. Molto bene, però l'ho provato stamattina e non mi dispiace, la formulazione è abbastanza cremosa, non è una di quelle tinte che si asciuga, rimane sticky. Mi piace però il colore perché trovo sia un nude, per quanto io abbia pensato fosse marroncino, come tutti i nude che io compro pensando siano marroncini su di me, invece è più rosato. Però mi piace perché annulla, è come se annullasse il colore delle mie labbra, infatti com'è? Dead Lips, immagino sia per questo. È molto bello, vabbè, ora contate con le labbra ancora irritate perché l'ho strofinate col dischetto. Quindi dovete averne 6 kg per far sfuggire bene il colore pieno. Pecca di questo rossetto. Mi piace il fatto che lo scovolino prenda tutte le labbra perché vedete ha fatto tipo a becchetto, ma la parte sopra è veramente troppo lunga, cioè se metto il rossetto me lo sento che mi entra in bocca, mi dà un po' fastidio onestamente. Però il colore mi piace. È morbido, è confortevole, io avendo le labbra secche comunque non mi dà fastidio. Proviamo a tirare giù la frangetta a vedere che cazzo esce. Scusate la volgarità, ma ragazzi, ormai è prassi. Wow. Stranamente è rimasta mezza ambolla. Dovrei rifarmi la coda. Allora. Bella, comunque truccata così in felpa. Tanta roba, ragazzi. Mamma mia. Ok, questo è il trucco finito. Spero vi piaccia, spero vi siano piaciute le mie chiacchiere inutili. E niente, se vi piace iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino sotto e un like e seguiteci sulla pagina Trouble Makeup a me e alla mia amica Irene. Ciao!